È arrivato l'incredibile, è arrivata una cosa incredibile, un regalo stupendo che mi ha fatto Giovanni, è arrivato, un regalo fantastico, va aperto necessariamente. Questo coltello necessita di essere affilato. Purtroppo non trovo più la pietra per affilare. Un oggetto favoloso si nasconde all'interno di questo plico. Un oggetto favoloso. Ed ecco io già percepisco eccolo finalmente eccolo guardate che cosa meravigliosa guardate ora finalmente potete capire. Potete capire tutto. Finalmente. Un oggetto meraviglioso, un libro sacro, un libro sacro. Che campeggerà qui nel mio laboratorio per sempre, per sempre. Meraviglioso. Meraviglioso. Una meraviglia, ci sono anche le foto, foto di persone che hanno conseguito la vittoria socialismo lui. È meraviglioso. Si applaude al socialismo lui. Fantastico. Per onorare questo meraviglioso regalo oggi metterò in ordine perché ho un po' un macello qui. Oddio, non è proprio un macello, ma insomma, ci sono delle porcate in giro. Quindi per rendere onore a ciò e ottenere una vittoria socialismo lui, farò ordine. Especially south and east of Kalamazoo.
l'acquazione per gli strumenti. Sonde oscilloscopio, mai abbastanza. Fascette grandi, metterò qua. Puntali. Perché conservo questa merda? Questa cagata è inutile. Questo in mezzo al cazzo. Started out a little slow.
go, but the weather has been pretty darn good. And local farmers like Matt Harris are seeing similar results. By what I've seen, we're not experiencing any challenges from the drought this winter. We had a lot of rain. And that's what today represented. I wish he was bigger. I wish the conditions were perfect. I wish all these things. It doesn't matter what I wish for. That's just how it is. Two separate shootings in Lexington from overnight, including one that turned deadly. We'll share what we know right now. Plus, the number one ranked golfer in the world was arrested in Louisville yesterday. What led up to his arrest, and what he has to say about it. And the second bout of the Triple Crown takes place today. What you need to know about the 149th Preakness Stakes. That more Sunrise Weekend starts right now, boys. 6 o'clock sharp on your Saturday, May 18th. Good morning, everyone. Thanks for joining us. Evan Leek with Bain Froney. We're tired this morning. I think we both are. First, a quick thank you. We had some fun last night at Taste the Bluegrass through God's Pantry Food Bank. Oh, it was such an incredible event. Thank you. Very happy that they had us out. It was a lot of fun. A good reason for us to be just a little sleepy. And you know what? This morning, I had to rub my eyes a little bit extra because it was so foggy out there. I know. There. It looks like a horror movie outside. It was a little creepy this morning. And the fog is still out there. So if you are going to be heading out early today, just very, very careful on the road. You can see outside on our Lexington camera here, just a whole lot of clouds, a whole lot of fog out there starting off your morning. So we do have a dense fog advisory for parts of central Kentucky. This is going to be until 10 a.m. for this morning. That visibility is extremely low. 0 miles of visibility in Lexington, about 1 mile of visibility in Danville. It's just incredibly foggy for this morning. But Max Track is mostly clear and quiet. We're looking at a couple of light showers possible into our southeastern counties as we head over the next couple of hours. Our temperatures right now, though, we're on the warmer side, upper 50s, low 60s as you start off your morning. And as we head over the next few hours, cloud cover kind of takes control for the beginning of the day. We may see a couple of isolated shower chances, maybe a storm or two, mostly into our southeastern counties for later on this afternoon into our evening hours. But the majority of us will stay nice and dry and actually start to see a little bit more of that sunshine returning as well. Yesterday was really gloomy, so we could use a little bit of blue skies moving in, and our Sunday is going to be even better than that. Now, in regards to temperatures, we climb to those mid to upper 70s, low 80s even for some of us. About 80 degrees is a high in Lexington, and we keep on getting warmer over the next couple of days. We'll talk more about that in a few minutes. Thank you very much, Payne. We do want to get a look at our LEX18 traffic tracker. This is Richmond Road and New Circle Road. Looks are a little deceiving here. You maybe see a little bit of that lingering fog. You want to be careful as we have that out throughout this morning, so just be careful as you hit the road today. We also want to get you some morning. One man is dead after a shooting near downtown Lexington last night. It happened on Dakota Street near 7th Street right off Broadway. Lexington police responded to the scene around 7:45. Police tell us when they got there, they found a man who had been shot at least once. He was pronounced dead at the scene. Right now, we haven't heard anything about a suspect in this shooting or what led up to it. Everything is still under investigation. And one man's recovering after an overnight shooting on Ward Drive, not far from Russell Cave Road. Officers responded to the scene around 12:30 this morning for shots fired. When they got there, they found a man who had been shot. He was taken to the hospital with non-life-threatening injuries. This shooting is still under investigation as well. One boy was rushed to UK Hospital after being rescued from a reservoir in Lexington last night. This happened along Lake Tower Drive near Richmond Road. First responders tell us they got to the scene around 7:30 and several people were on scene trying to help the boy who was in the water for about 40 minutes when they arrived. Divers were in the water by 7:45 and the boy was rescued by 8:10. Last we heard, the boy was in critical condition at the hospital.
Of course, we'll keep you updated on air with these developing stories. Make sure to keep up with us online at LEX18.com. Now, let's get to an LEX18 update out of Nelson County, as we're at 6.04 a.m. We have the latest court documents from one of the most high-profile cases in Kentucky, the disappearance of Crystal Rogers. Crystal's ex-boyfriend, Brooks Houck, along with father and son, Stephen and Joseph Lawson, face charges in this case. New court documents break down Stephen's relationship with prosecutors and the police. His attorney recently filed a motion claiming he's entitled to immunity, which would protect his previous statements. But the prosecution argued that's not a possibility because Stephen has lied several times. There are also new documents indicating the defendants and the Commonwealth are arguing whether the cases should be tried together. In Lexington, prosecutors expect to file additional charges in a suspected DUI crash that claimed the life of an LEX18 employee. Ronald Smith appeared in court yesterday morning, but his case was pushed to June to give time for the investigation to wrap up. Police say a breathalyzer showed Smith was three times the legal limit when he crashed into Billy Williamson's car 1 week ago. Williamson, who is a graphic artist here at LDX18, died from his injuries at the hospital. Right now, Smith is charged with DUI and other traffic offenses. A judge denied requests from Smith's attorney to put him on house arrest and lower his bond. A Lawrenceburg nurse accused of stealing morphine meant for nursing home patients is now facing federal charges. A federal grand jury indicted Abigail Hall this week on five different charges, four counts of attempting to tamper with a consumer product, and one count of acquiring a controlled substance by deception. Investigators arrested Hall in August of last year after her fellow nurses at Heritage Hall Care Center in Lawrenceburg became suspicious of her behavior. Hall has already pleaded not guilty to state charges of abuse or neglect of an adult, theft of a controlled substance, drug theft, and a number of other accounts. 6:06 is your time. Round two of the PGA tournament had a lot of attention yesterday and had nothing to do with anything on the course. Scottie Scheffler, the number one ranked golfer in the world, was arrested due to events that unfolded near Valhalla Golf Club. Louisville Metro Police say a detective was dragged to the ground and sent to the hospital. Our very own Megan Mannering has more. Bennett. After welcoming his first child into the world, pro golfer and new dad Scottie Scheffler returned to the game with gusto, shooting an eagle on the first hole of the PGA Championship. But only a day later, the world's number one golfer has taken a fall off his throne. Coming off four victories, including the Masters title, Scheffler was arrested by Louisville Metro Police, charged with felony second degree for the assault of a police officer, among several other charges. Scheffler's attorney, Steve Romine, told reporters that's the extent of what's left. Moving pretty fast at this time, but we'll litigate the case in the morning. According to LMPD, Scheffler's arrest all began with an unrelated incident. Early Friday morning, John Mills, who was working for Avenger at the tournament, was killed when he was hit by a shuttle bus outside Valhalla Golf Club. That's according to LMPD. The accident forced a road closure and delayed the tournament. A citation explains that Scheffler was trying to get to the course and drove around the scene when an LMPD detective called out directions. The citation reads, Scheffler, quote, refused to comply and accelerated forward, dragging the detective to the ground, end quote. The detective was sent to the hospital with swelling and abrasion. By 7:30 a.m., the pro golfer had been detained and booked. By 8:30, he was released, making it back to Valhalla for a 10:08 tee time. A mugshot and a birdie, all before 11 a.m. Cosa cazzo ho appena trovato? Ho trovato quello che non trovavo da anni, probabilmente. E cioè, no, forse no. No, non è lo scontrino dello scaldabagno. Per fortuna. Lo scaldabagno che ho distrutto tempo fa. Ma è lo scontrino di altre cose che sono guaste
E quindi posso finalmente restituire una telecamera guasta che ho. Bene, bene. Questa è una vittoria al socialismo lui. Vedete? Già il prezioso volume ci ha permesso di ottenere una grandissima vittoria. Grazie, grazie al socialismo lui. Questo libro, io mi sono detto di scannerizzarlo, ma sono quasi 670-680 pagine, 685, 686 pagine, 686 pagine. Io non penso che lo scannerizzerò, però chissà. Vediamo se per caso qui all'interno ci sono altre perle, perché a questo punto non si può mai sapere. Niente, va bene, questo qua rimane così. Possibly low 80s for some of us, depending on where you for this afternoon. Now, a little bit of an edge of that coming into our area, but as we look into the next couple of days, by the time we get into Monday as well, a lot of us, again, enjoying more sunshine, drier. Marca infima. Questi sono Nichicon, però. Attenzione, Nichicon si prendono. Mi sa che dobbiamo andare a celebrare la vittoria del socialismo lui. Assolutamente, perché abbiamo appena conseguito una vittoria veramente notevole. Però un 2002 16 volt così lo prendo, perché se ci sono montati dei Nichicon può darsi che anche gli altri siano discretamente buoni. Ed io di no, me ne sbatto. Questi qua piccoli me ne sbatto. Qui c'è un MOSFET, me ne sbatto. Qui c'è un doppio diodo, me ne sbatto. E me ne sbatto, sostanzialmente me ne sbatto. Questo è un NTC. Mi piace perché c'è scritto NTC. È chiaro, quindi essendo chiaro io lo prendo. Non è una di quelle cose con le sigle oscure che non si capisce un cazzo. Il resto si può buttare via. Basta, cazzo è rotto. Ok, abbiamo recuperato un pugno di componenti. Quindi una discreta vittoria del socialismo lui. È molto bella questa grafica che si intravede. Molto bello. Chissà di che cazzo parla sto libro. Ah, guardate che meraviglia. Ed eccoci in viaggio verso la vittoria del socialismo lui. C'è un caldo pazzesco. Sono le 3:15 del pomeriggio di sabato e c'è veramente un caldo pazzesco. Ora voglio vedere, sono curioso di vedere se in quel particolare tratto di strada che faccio sempre a un certo punto troveremo il cattivo tempo. Spero di sì. Siamo giunti.
E come immaginavo, il tempo, il clima qui cambia. Ci sono, come, si sentono come dei tuoni in lontananza. E c'è arietta fresca, adesso non c'è il sole. E quindi è cambiato il clima come immaginavo. Noi siamo di ritorno. Abbiamo conseguito una vittoria avendo restituito il pezzo difettoso. E abbiamo preso anche delle cose che servivano. E vabbè, poca roba. Dell'ottimo aceto di vino rosso. Questa bottiglia però la portiamo con noi, perché non si lascia la spazzatura in giro. Maledetto. Intanto qua c'è stata una novità. Ha ricominciato a perdere da qui, dalla valvola. Tutto il resto è perfettamente asciutto. Tutto perfettamente asciutto. Ma la valvolina di sicurezza tarata a 7 ampere, a 7, sì, vabbè, 7 ampere, a 7 atmosfere, perde con 4 atmosfere di regolazione di pressione. Quindi io mi sono rotto i coglioni e l'ho riempito di silicone. Vaffanculo, la valvola di sicurezza, vai a fare in culo. E quindi adesso lo attacco così com'è e scoppia, bastardo, scoppia. Toh, maledetto. Ora io lo faccio scaricare dell'acqua eventualmente presente. Io non penso che ci sia acqua presente, perché io non capisco per quale motivo deve perdere da questa valvola. Se voi avete qualche idea, ne ho cambiati tre. Questo addirittura è uno di quelli un po' più forti come regolazione. E quindi gli ho messo il silicone, vai a fare in culo. Poi qui manca la tenda per la doccia, manca un appendi asciugamani, ed è ciò che ho preso. Ho preso anche un simpatico tappetino, gli anelli, la tendina e l'arredo. Ho preso un arredo e adesso finirò di arredare, così almeno posso mettere questo asciugamano in una posizione consona, tipo qua. Speriamo bene, speriamo di farcela. Poi toglierò questa valigetta e dovrei metterci un mobiluccio o qualcosa. Ci sono riuscito al terzo tentativo, è un sogno che si avvera. Questa carta per il culo la mettiamo qua. Ah, qua è saltata via. Ecco, vedi, la guarnizione da lì è saltata via, gliela devo mettere. Fanculo! E ho vinto. Ho attaccato anche questo, che sembra, devo dire, abbastanza solido, nonostante sia ventosa. So già che finirò per doverlo incollare. Mentre qua forse deve essere spinto un po' più all'interno, in modo che, vabbè, uscirà comunque acqua, io lo so. Qua ci vorrà poi qualcosa di semifisso. Ma per adesso direi che va bene così. Bene, molto bene. Qui sta scaldando l'acqua, anzi l'ha già scaldata. L'ha scaldata in un attimo. È veramente pazzesco. Io però adesso gli tolgo la pressione. Io chiudo e scarico.
e ho tolto la pressione e stacco. Tanto lui, ho notato che la mantiene, qui non c'è proprio un filo d'acqua, niente. Qui gli ho messo il Pattex, l'adesivo, quello gommoso, come cazzo si chiama, quello là, quella roba là. Vabbè, vaffanculo. Comunque vittoria del socialismo, lui. Socialismo lui. Ovviamente in tutto questo alla fine non ho concluso un cazzo, ho ancora un bordello. Sistemerò domani. E prima o poi parleremo del fatto che io trovo le cose nella spazzatura e voi direte: ma come fai a trovare tutte queste cose nella spazzatura? Beh, non le trovo tutte insieme e queste sono cose che ho accumulato nel corso di anni e poi sono cose che mi portano i miei amici ogni tanto, che essi stessi trovano roba nella spazzatura o perché hanno gli amici che sbarazzano un garage o cose del genere. Per cui sì, mi arrivano cose dalla spazzatura, ma purtroppo ormai se ne trovano ben poche perché ci sono le fottute isole ecologiche che distruggono tutto invece che riciclare e riutilizzare. Non fanno altro che distruggere, tutto viene irrimediabilmente distrutto e questo è veramente il male, questo è il contrario di ciò che vuole Greta. Quindi prima o poi parleremo di questo fatto, di questo dovere morale che dobbiamo avere noi nel riciclare le cose anziché buttarle, nel recuperarle quando le troviamo buttate via, perché così va fatto. Poi però non bisogna neanche accumularli. Io per esempio qua ho una paccata di amplificatori, che cazzo me ne faccio io di questi amplificatori di merda? Però uno, questo qua enorme, gigantesco, gli manca la manopolina, infatti l'ho data a un mio caro amico per farla fare in stampa 3D, e ha un difetto un po' strano che compare e non compare. Questo è un Pioneer e me lo tengo. Questo è un Akai, simpatico, però manca uno di questi tasti, anche lui sta in ricostruzione 3D, però ha smesso di funzionare, è crepato e non ho voglia di ripararlo, sinceramente non c'ho voglia, non lo so. Quindi che cazzo vendo? Un amplificatore guasto? Che cazzo lo vuole? Cioè, questo l'ho costruito io, ma che cazzo me lo tengo a fare? Non lo uso, tanto vale che lo mando a fare in culo o lo metto da parte. Questo è un equalizzatore che ho dai tempi della scuola superiore, datomi da un amico, Carmelo, CS Elettronica era la sua, diciamo, il suo adesivo, il suo marchio che metteva sulle cose che faceva anche lui da ragazzo. E vabbè, insomma, un po' di cagate che devo eliminare. Devo fare spazio, ho un sacco di generatori di funzione della Griffin, tipo questo, ne ho tre, sono sparsi qua in giro, ma questi li uso per suonare. E poi c'ho questi 1, 2, 3, 4 e dovrei averne altri due smontati, dovrei metterli in un unico contenitore, fare un unico gigantesco generatorone di funzioni per fare bordello, unicamente per fare bordello. Poi ho delle radio che dovrei sinceramente bruciare, ardere, e vabbè, devo liberarmi di cose perché lo spazio è poco, le cagate sono tante e non ha senso conservare le cagate non si conservano, si danno a chi le usa, e quindi prossimamente su questi schermi verranno date cose, o non lo so, le metterò su eBay, le metterò all'asta, che cazzo ne so. Se voi avete qualche idea fatemi sapere, io adesso non so più che cazzo fare qua, sono stanco, vado a giocare a Fallout 76, ciao!